qui c'è un carro molto strano, perché ci sono vari pezzi di componenti sparse in giro. E adesso abbiamo scovato la signora Nadia Algerio, che sta lavorando alla cremente per un carro che ancora non è concluso al meglio, manca un po' più degli ultimi ritocchi. Andiamo a vedere. Siamo qui con la signora Nadia e il suo carro che ancora non si vede bene quello che nasconde. Che cosa può svelarci? Allora, il carro è del gruppo Maggiaiolo di San Giovanni, il titolo del carro è L'Urisveglio, il risveglio della primavera, della natura, di madre natura, che comunque a noi in particolar modo ci tocca da vicino, visto che comunque siamo in Umbria, quindi il cuore verde dell'Umbria, e che bisogna imparare comunque ad amarla e a rispettarla. Siamo un pochino indietro ancora con il carro, quindi come si vede ancora siamo un po'... Ancora un po' in alto mare. Non si è risvegliata del tutto madre natura, perché ecco, come gruppo noi lavoriamo un po' tutti quanti. Quindi... Quanti siete? Siamo una quindicina, 20 più o meno. Ci riuniamo proprio fine settimana maggiormente, oppure la sera dopo cena. Quindi sembra tutto fermo, poi all'improvviso, come piccole formiche, siamo tutti quanti a lavorare, tutti quanti insieme intorno al carro e riusciamo subito a fare tanto in poco tempo. E quindi ecco, insomma, speriamo di farcela anche quest'anno. Ma sì, di solito le formichine piano piano non si vede il lavoro che fanno, ma in realtà ne fanno tantissimo, quindi poi lavorando, insomma. E invece i giovani non ci sono per niente in questo gruppo, è un gruppo formato solo da lavoratori adulti. Allora, noi siamo un po' tutti giovani, tra noi non c'è nessun pensionato, insomma, ecco. Noi intendevo i giovanissimi. I ragazzini giovanissimi, anche loro vengono a darci una mano nelle piccole cose, cerchiamo sempre comunque di coinvolgerli, perché è giusto, insomma, che sia così. Come a nostra volta da piccoli siamo stati coinvolti con i carri, è giusto coinvolgere anche i giovani nelle piccole cose. Com'è stato salire per la prima volta su un carro e ritrovarsi adesso? Com'è ritrovarsi adesso a crearne uno? Eh beh, è sempre una grande emozione, anche perché quando sei piccolino magari li vedi queste cose enormi, ti domandi come hanno fatto a farlo, eccetera. Ritrovarsi a fare un carro non è cosa facile. C'è la collaborazione di tutti, soprattutto c'è la buona volontà e il volerlo fare nel miglior modo possibile, giustamente. E è sempre emozionante, perché comunque vedere qualcosa poi che sfila per tutta quanta la città, per le vie della città, qualcosa che viene apprezzato da tanti, è comunque molto bello. È faticoso, però comunque è molto bello. È comunque una soddisfazione, penso. Una grande soddisfazione, sì. Qual è l'iconografia più importante del carro? Cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, quello che vi dovete aspettare è ciò che in questo momento manca, ovvero madre natura, che sovrasterà la parte centrale del carro in tutta la sua maestosità, diciamo, ecco. E quindi sarà la parte principale del carro, gira tutto quanto appunto intorno al risveglio di madre natura, al risveglio della primavera e tutto ciò che comporta appunto la primavera stessa. D'accordo, grazie mille. Invece, sul carro, quali presenze sono previste reali, insomma, vive? Allora, quest'anno sul carro ci sarà l'animazione. E i cantanti con la musica, le varie canzoni eccetera, che saranno sulla parte alta, diciamo, del carro dedicata a loro. Non ci saranno presenze fisiche sul carro, perché appunto la struttura, comunque questo tipo di struttura che abbiamo scelto quest'anno, non lo permette, perché appunto è incentrata tutto quanto su questo grande prato, su queste grandi montagne di madre natura, appunto, che sovrasta un pochino tutto quanto.
Come altre presenze, appunto, abbiamo delle, intorno al carro abbiamo delle pattinatrici, delle bambine che faranno delle coreografie molto particolari, anche perché poi nel corso degli anni a mia memoria non ci sono mai state le pattinatrici, di solito maggiorette o altre. No, infatti è la prima volta che lo sento anch'io. Sì, sì, quindi abbiamo questo gruppo di queste ragazze che fanno queste coreografie molto particolari. E speriamo, insomma, ecco, che piacciono, perché visto che è una cosa nuova, ecco, poi vedremo se riusciamo magari a mettere anche lo stesso gruppo di ballo dell'anno scorso, se c'è qualche cosa, poi magari lo vedremo in seguito. Ancora c'è molto da lavorare. Ancora c'è molto da lavorare, che appunto non è facile perché comunque è una struttura abbastanza importante la nostra, noi non siamo esperti in tante cose, ci proviamo, diciamo, a fare del nostro meglio, e quindi comunque tutto ciò che facciamo lo facciamo un pochino a rilento per il tempo, un po' a fatica per l'inesperienza, perché comunque siamo un carro tra virgolette giovani con poca esperienza, e quindi ecco, dobbiamo ancora finire un po' ad assemblare il tutto, sperando poi in un buon risultato che piaccia un po' a tutti, insomma, speriamo. Quanti anni sono che fate il carro? Questo è il quarto anno San Giovanni che fa il carro, perché poi per tanti anni non era stato più fatto. E quindi una gestione ex novo. Sì. Non abbiamo l'esperienza degli altri maggiaioli, che appunto sono tantissimi anni che lo fanno, e per loro è molto più facile qualsiasi cosa. Noi ogni progetto che facciamo, che parte un pochino dalla nostra testa, con tutta la fantasia e la buona volontà, poi nel realizzarlo magari ci possiamo trovare un attimo più in difficoltà, però piano piano alla fine riusciamo a realizzare, insomma, il nostro pensiero. Benissimo, invece vedo sul carro, non le facciamo vedere ai nostri spettatori, però vedo sul carro diverse tecniche artistiche, dalla pittura, poi vedo un corpo in assemblaggio, ci sono varie parti sparse, ma non è una scena con delitto. Quindi quali sono le figure di riferimento e un po' le tecniche che avete usato per la parte proprio artistica? Allora, le tecniche classico polistirolo con sorpresa interna, diciamo così, con dei piccoli o grandi meccanismi, quindi ecco, le tecniche sono queste qua, ci sono degli elettricisti, ci sono chi assembla i vari pezzi, c'è stato fatto tanto lavoro in ferro proprio per creare questa struttura. E proprio perché è una struttura un po' complessa, ci rimane un attimo difficile, e ci vuole molto tempo per terminarla, perché comunque ci dobbiamo un attimo arrampicare su queste strutture per poterle ricoprire, per poterle fare. Quindi ecco, hanno fatto un buon lavoro tutti quanti i ragazzi con le varie saldature e tutto quanto, insomma. Poi ecco, dietro a te, come vedi, c'è un'altra struttura che dobbiamo montare, anche quest'altra, insomma, è stata fatta tutta quanta a mano, è una cosa un po' particolare, cioè, ci sono tante piccole cose che nell'insieme poi faranno la loro figura, insomma, si spera. Per quanto riguarda le altre tecniche del carro, abbiamo recuperato alcuni riquadri, diciamo, che sono stati fatti l'anno scorso dal pittore Contessa, che è molto bravo, che appunto rappresenta delle parti di Terni, quindi le abbiamo volute risfruttare per quanto riguarda la parte del carro dove sono i musicisti. Per il resto, ecco, dobbiamo ancora rivestirlo, dobbiamo ancora fargli il vestito, diciamo, mettergli il vestito della festa. La struttura c'è, manca solo il vestito. La struttura c'è, sì, quello lì sicuramente. D'accordo, grazie mille. Grazie a voi di nuovo. Quindi il tema del carro di San Giovanni è l'urisveglio. Anche quello dei sensi, infatti, come si dice da noi a Terni nella tradizione, speriamo tutti di poter armettere maggio.